2000 anni fa, il Signore Gesù promise ai suoi seguaci: «Ecco, io vengo tosto». Ero nelle condizioni di tutti coloro che credono nel Signore Gesù. Per accogliere la venuta del Salvatore, testimoniavo la sua parola. Così venni perseguitato e arrestato dal governo comunista e condannato a 4 anni di prigione. Ripensando a quando è sbocciata la mia fede nel Signore, fino ad accoglierlo in me per poi esserne totalmente rapito, ad ogni passo del cammino fu Dio che mi condusse qui. Non si possono contare le grazie che ho ricevuto da Dio. Tutto è iniziato 10 anni fa, facevo l'insegnante. Iniziai a diffondere il Vangelo e a rendere testimonianza a Dio. Va bene, domani continueremo questa lezione. Oggi ricordatevi che dovete fare i compiti. Ve li controllerò, ok? Ok! Ok, potete andare a casa. A domani. Bye! Bye! Signor Chen, sì? Quando è venuto a leggerci il Vangelo, i miei genitori si sono molto emozionati. Che bello! Vorrebbero invitarla di nuovo questo weekend. Ok. Signor Chen, anche ai miei genitori piace la Bibbia e vorrebbero tanto ascoltarla quando la legge. Fantastico. Ringraziali. Questo fine settimana verrò da loro. Signor Chen. D'accordo. Sì? Il preside l'attende in ufficio. D'accordo. Dobbiamo andare via. Di niente. Bye bye. Ci vediamo. Avanti. Preside San. Si sieda. Sì, grazie. Vicepreside, direttrice. Signor Chen, c'è una cosa che vorremmo verificare. Io so che lei è un credente che va in giro a predicare. Ci spiegherebbe la faccenda? È la verità. Sì, è così. Credo in nostro Signore. Questo è un problema? Visto che lo conferma, io direi di sì. Lei sa che nel nostro paese c'è una legge che vieta al personale della scuola e agli studenti di credere in Dio? Sì, lo so. Lei conosce questa legge eppure continua a violarla e va in giro a predicare. La sua è una violazione deliberata. Adesso tutta la scuola è in subbuglio. Il problema è piuttosto grave. Come lei sa, nel nostro paese il Partito Comunista è al potere e le scuole per il partito sono una priorità. Devono essere atee. Se all'interno di una scuola ci fosse un cristiano, sarebbe un oltraggio e gli effetti sarebbero disastrosi. La nazione e il partito non lo consentono. La sua fede cristiana viola la legge nazionale. Quindi la scuola ha un problema serio. A questo punto lei ha di fronte 2 opzioni. Può scegliere di credere nel Signore, oppure abbandonare la fede e restare a scuola. La decisione è sua. Preside San, fare tutto questo a uno che ha fede, a lei sembra una cosa giusta. Sono tanti gli esseri umani che credono in Dio. In tutto il mondo occidentale ci sono milioni di cristiani. Perché il nostro governo nazionale vieta che nelle scuole cinesi ci sia un insegnante cristiano? Nella nostra Costituzione c'è la libertà di culto. Per cui credere nel Signore è un diritto. La mia fede in Dio è lecita. Inoltre, non solo la mia fede non ha influito sul profitto, non ha interferito con il regolamento. Perché il governo vuole privarmi del lavoro e gettarmi in mezzo a una strada? Questo non va contro il mio diritto al lavoro? È in armonia con la Costituzione?
La prego, mi spieghi come stanno le cose. Signor Chen, la nostra libertà religiosa è una farsa. Ci credono solo gli stranieri. Lei è convinto che qui ci sia la libertà di culto? Il nostro partito è solo un partito ateo. Nelle scuole gestite dal governo si parla solo di ateismo, di marxismo e del pensiero di Mao Zedong. La fede in Dio è assolutamente vietata, come anche il predicarla. Se lei è un insegnante, è soltanto grazie al Partito Comunista. Ammettiamo che lei continui ad insegnare e intanto propagandi la sua religione. Non crederebbe di essere un traditore? Sa bene che in Cina credere nel Signore è un reato punito con il carcere. Stia attento o metterà a rischio la sua vita. Lei è un ottimo insegnante, di questo gliene diamo atto. Le daremo una possibilità. Ci pensi bene. Se tiene al suo lavoro, non dovrà più credere in Dio. In caso contrario, dovrà per forza andarsene da questa scuola. È una legge del popolo. Non abbiamo scelta. Decida lei cosa vuole fare. Se il governo dovesse licenziarmi a causa della mia fede in Dio, sarà un atto davvero ingiusto. Se in Cina sei cristiano e credi in Dio, infrangi la legge? Dovresti essere sbattuto in prigione? Non funziona così in nessun paese al mondo. E il governo vuole licenziarmi comunque perché io credo in Dio? Non mi stanno negando il diritto di esistere. Si parla di diritti nella nostra Costituzione, ma il partito ci toglie ogni libertà. Non è un chiaro esempio di malafede e di falsità? Perché il governo non permette alle persone di essere credenti? C'è troppa malvagità nel partito. Dio ha creato l'uomo. Bisogna credere e avere fede in lui. Questa è l'unica verità. Quando si tratta di Dio, non accetto compromessi. Anche se mi licenzierete, continuerò ad amarlo. Ecco la mia scelta. E non ho rimpianti. Signor Chen, ascolti il mio consiglio. Il bambù si piega alla forza del vento. Qui in Cina il partito decide per noi. Tutto ciò che decide è legge. Nessuno osa mettersi contro. È molto pericoloso. C'è un detto: l'agnello non può misurarsi con il lupo. Deve per forza credere in Dio. Dio le dà un buon alloggio. Dio è in grado di darle da mangiare. Ci rifletta, signor Chen. Se abbandona la scuola per la sua fede in Dio, ci saranno delle conseguenze. Sua moglie verrà licenziata. Come potrete guadagnarvi da vivere? Inoltre, in futuro, sua figlia non potrà iscriversi all'università e nemmeno lavorare per lo Stato. Dovrebbe prendere in considerazione tutto questo. Non riesce a vedere i pro e i contro? Pensi al futuro. In questo nostro mondo, signor Chen, tutti devono guadagnarsi da vivere. Lei vuole incamminarsi in un vicolo cieco. Ho ascoltato con attenzione tutto ciò che avete detto. Tuttavia ritengo che il destino di una persona sia deciso soltanto da Dio. Il Signore Gesù ha redento l'uomo. Solo accettando il Signore Gesù, l'uomo è assolto dai suoi peccati e ottenere così la benedizione di Dio e la vita eterna. Non posso rinnegare Dio e tradirlo per egoismo, accettando di vivere una vita disdicevole.
In futuro le catastrofi aumenteranno. E solo chi crede in Dio potrà ottenere protezione e salvezza. Se le persone non hanno fede in Lui e gli resistono, precipiteranno nella catastrofe. Basta così! Vedo che lei non vuole ascoltare i consigli. Faccia pure come vuole. Molto bene. Visto che è determinato ad andare avanti, rispetteremo la sua scelta. Le comunico ufficialmente che da domani non lavorerà più qui. Mamma, lo faccio io. Mamma, si fredda la cena. Come posso aver voglia di mangiare, eh? Hai perso il tuo lavoro a causa della fede in Dio. D'ora in avanti, come farai a vivere? Quando lo verranno a sapere tutti gli altri, ci sarà moltissima gente che mi girerà le spalle. Dove troverò la forza di affrontare tutto questo? Xian Guang, tu sei il pilastro di questa famiglia. Qui tutti, giovani e vecchi, contano su di te per andare avanti. Non potresti avere un po' più di rispetto per le nostre vite? Stai forse cercando di farmi morire di dolore? A questo punto non so più cosa dirti. Mamma. Ting Ting, vai nella tua stanza. Sì, va bene. Xian Guang, è giusto credere nel Signore, ma perché non puoi farlo in segreto? Perché lo devi rivelare? Tu sai che la religione è molto avversata qui. Se sbandieri la tua fede, sai anche che ci saranno problemi. Terribile. Oltre a perdere il tuo stipendio, cosa accadrebbe se in futuro venissi arrestato? Se non vuoi pensare alla tua di vita, pensa perlomeno a quella della tua famiglia. Se il Signore venisse ora sulla terra a salvarci, tutto questo avrebbe un senso. Ma se ci dovesse volere ancora del tempo, per quanto ancora noi dovremmo soffrire in questo modo? Forse la mia fede non è così forte. Yang Mei. Xian Guang. Yang Mei lo sta dicendo per la tua salvezza e quella di tutti noi. Se venissi arrestato, la nostra famiglia andrebbe in rovina. Oddio, sono così preoccupata per voi due. Sono nata e ho vissuto in questo paese. So cosa sia il comunismo meglio di voi di sicuro. Il Partito Comunista organizza delle spedizioni per punire le persone. Tantissima gente è stata perseguitata per anni e anni. La legge dice che credere nel Signore è legale, ma al partito non importa niente della tua libertà. Adesso tu non hai più un lavoro. E a Yang Mei fra poco toccherà la stessa sorte, lo sai. D'ora in poi, Xian Guang, come riusciremo a vivere? Mamma. Yang Mei. So come vi sentite, tutte e due. La scuola mi ha licenziato e quindi non ho più il mio stipendio. So che questo vi fa stare male. Io sto peggio di voi. Purtroppo non ho avuto altra scelta.
Il partito prima o poi mi avrebbe cacciato. Per cui ho preso la sola decisione ragionevole. Prima di lasciare la scuola dove ho insegnato, ci ho pensato a lungo. In fondo, tutti i predicatori che hanno onorato il Signore, egli li ha trattati con bontà. Hanno vissuto bene, non sono forse stati felici? In tutti questi anni di profonda fede, il Signore ci ha ricompensato. La grazia del Signore ci aiuterà ad andare avanti. Con il Signore al fianco, cosa abbiamo da temere? Il Signore Gesù disse: «Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli». Yang Mei, la sola speranza della nostra fede non è quella di andare con il Signore nel regno dei cieli. Nostro Signore dice che il cammino verso il regno dei cieli è pieno di sofferenze, insieme a ogni sorta di coercizioni, grandi tribolazioni, fino alle persecuzioni da parte di un regime satanico. Noi che crediamo in Dio, se temiamo tanto di soffrire, in che modo potremmo rendergli testimonianza? Quando il Signore verrà, come entreremo nel regno dei cieli? Come vedete, le sciagure naturali stanno diventando sempre più gravi. Nostro Signore sta arrivando. Noi pensiamo solo a vivere una vita comoda, come tutti gli altri, e non vogliamo pagare il prezzo della sofferenza. Quando arriverà il nostro tempo, Dio ci abbandonerà e sarà il disastro. Mamma, Yang Mei, anche se ho perso il lavoro a scuola, riuscirò a trovare qualcos'altro. Il Signore Gesù disse: «Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai più di loro?» Dobbiamo avere fiducia in Lui. Sono sicuro che con la sua guida non ci saranno ostacoli. Non dovete preoccuparvi. Figliolo caro, quando ti metti in testa una cosa, non c'è niente che ti faccia cambiare idea. Quindi è inutile andare avanti a parlare. Non posso importi nulla. La vita è tua, credi pure a quello che vuoi. Però ricorda che ti aspetteranno tempi duri. Mamma. Xiang Guan, ho compreso bene ciò che hai detto. Noi possiamo sopportare ogni cosa, ma per nostra figlia non è giusto. E nemmeno per tua madre. Al di là di ciò che potrà accaderci, non voglio che questa sofferenza ricada sugli altri. La nostra fede nel Signore domani ci porterà altri sacrifici e persecuzioni. Anch'io spero che il Signore arrivi presto e che tutto questo dolore e tutta questa sofferenza abbiano fine. Signore Gesù, qui in Cina credere in Dio è una sfida enorme.
Senza le tue parole che mi guidano, non so come potrei camminare sul sentiero davanti a me. Signore, ti imploro di fortificare la mia fede per diventare più forte. Dammi il coraggio di seguirti sino alla fine. Signore, spero che tornerai presto sulla terra e che ci salverai da questo mondo pieno di tenebre. Oh Signore. L'oscura e lunga notte si estende, il diavolo regna sul mondo, il cammino della fede nel vero Dio. Ragazzi, il nostro vicino Lao Wang ci ha denunciati. La vita è ardua. Il partito comunista cinese reprime e perseguita e gli amati non comprendono. Siamo calunniati e scherniti dalla gente e rigettati dal mondo. Io sopporto il dolore e Gesù invoco perché mi dia la forza. Oh Signor, ti supplico di guidarmi e illuminarmi, rimani al mio fianco in questa oscura notte. Oh Signor, che tu possa rafforzare la mia fede, così che io possa resistere ed essere salvato da te. Oh Signore, vieni presto, salvaci dall'oppressione di Satana, così che ritorniamo a te. Oh Signore, bramo che tu ritorni presto e ci porti nel regno dei cieli, perché siamo con te per l'eternità. Tutto a posto. Le riunioni sono sempre più a rischio. Assurdo. Io non avrei mai immaginato che arrivassero a questo punto. Da quando Xi Jinping è al potere, nei confronti della religione non è cambiato nulla. Anzi, le cose vanno peggio. È sì. Vero. Sempre più cristiani vengono arrestati e perseguitati. Molte chiese sono state rase al suolo. Addirittura hanno buttato giù le croci dai tetti e le hanno spaccate in mille pezzi. Perché il governo è sempre così duro nei riguardi del Signore e della sua croce? Perché fanno questo? Perché? Non è giusto. È così. Ormai sì, è molto chiaro. È vero. Al di là di chi nel partito prenda il potere, sono tutti una congrega di demoni che odiano il Signore. Ah, sì, sì, infatti. Purtroppo le cose non cambieranno subito. La vita continuerà a essere dura per i cristiani. Sì, è vero, ha ragione. Spero che il Signore torni presto qui. Almeno finirà tutta questa sofferenza. Certo. Oh. Sì, ecco, infatti, in questi ultimi anni non abbiamo atteso il ritorno del Signore. Mm. Nessuno vuole essere perseguitato. No, nessuno. Noi pensavamo che il nostro Salvatore sarebbe sceso sulla terra nell'anno 2000.
Ma sono trascorsi ormai più di 10 anni e lui non è ancora tornato a salvarci. Non capisco cosa stia succedendo. Anch'io non faccio che pensare a questo giorno e notte. Nei circoli religiosi regna la desolazione. E molte chiese hanno chiuso i battenti. Ecco, continuare ad aspettarlo guardando il cielo non è giusto. Non è così che dobbiamo accogliere il nostro Signore. Non è così che dobbiamo. Infatti. No. Sentite, il Signore Gesù disse: poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Dovremmo tutti andare in giro a cercare notizie sulla venuta del Signore. Cercare? Dove dovremmo cercare? Sì, è un'idea fantastica. Dobbiamo tutti uscire a cercarlo. Il Signore Gesù una volta disse: e sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Significa che quando il Signore verrà, le persone diffonderanno la notizia. È vero. Quando qualcuno ci dirà che il Signore è tornato, non dovremo più cercarlo. Già, ragione. Vero. Però, negli ultimi anni, i membri del Lampo da Levante non hanno detto che il Signore Gesù è già tornato. Hanno testimoniato che il Signore è tornato nella carne mentre compiva il giudizio degli ultimi giorni. Nella Bibbia è scritto esattamente così: poiché è giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio. Secondo voi è possibile che il Lampo da Levante sia la manifestazione di nostro Signore? Io non Perché so. No? Non lo so. Potrebbe essere una cosa possibile, secondo me. Il Lampo da Levante è la manifestazione del Signore. Non è possibile. In Matteo 24, 29, 30 sta scritto questo: or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore. E le stelle cadranno dal cielo, e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figliuol dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figliuol dell'uomo venir sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Amen. Nella Bibbia è scritto con chiarezza che il Signore scenderà su una nuvola, e che nel giorno del suo ritorno succederanno eventi importanti. In quel momento il sole si oscurerà, la luna non emetterà più luce, il cielo e la terra tremeranno. Amen. Questi segni sono già comparsi sulla terra, forse? Abbiamo visto il Signore scendere su una nuvola? È giusto, ha ragione. Assolutamente no. Giusto. È vero. Non abbiamo ancora visto queste cose, per cui come facciamo a dire che il Signore è qui? Il Signore è grande, com'è misericordiosa la sua parola. Amen. Aspettiamo con calma che il Signore arrivi e ci guidi al regno dei cieli. Questa è la cosa giusta da fare. Sì, è vero. Sì, è giusto così. È giusto, ha ragione. Il Lampo da Levante ha testimoniato che il Signore è tornato. Ma il ritorno di cui parlano si riferisce a Cristo incarnato, figlio dell'uomo, per il giudizio negli ultimi giorni. Non è quello che dice la Bibbia, che parla del Signore, che scenderà su una nuvola. Sì, sì, è vero. Ma l'apparizione del Lampo da Levante ha scosso l'intera comunità religiosa, con un effetto enorme. Ha avuto un grande impatto. Sì, giusto. In Cina continentale ogni confessione religiosa conta molti buoni fedeli che ora credono nel Lampo da Levante. Cioè, sì, assolutamente. Sì, è così. Ho riflettuto su questo. Il Lampo da Levante è la manifestazione dell'opera di Dio o no? Se è la manifestazione di Dio, allora quali profezie del Signore Gesù adempie? Come mai è diverso da ciò che dice la Bibbia a proposito del Signore che scende su una nuvola? A me sembra che qui ci sia un grande mistero, non facile da capire per noi. Sì. Sicuramente sì. Questo è il tema che noi dobbiamo condividere oggi. È così. Sì, sì. È vero, negli ultimi anni il Lampo da Levante si è sviluppato velocemente. Non sarà una cosa semplice. Il Lampo da Levante si è diffuso moltissimo e ha un impatto forte. Tuttavia, molti esponenti del mondo religioso tacciano il Lampo da Levante di eresia. Anche il partito ha represso e perseguitato tremendamente il Lampo da Levante. Questo dimostra che il Lampo da Levante non è certo la vera via. Se non fosse così, perché gli esponenti del mondo religioso dovrebbero condannarlo? Loro sono esperti della Bibbia e spesso ne forniscono interpretazioni. È vero. A mio parere, è meglio seguire loro e attendere l'arrivo del Signore su di una nuvola. Così non ci sbaglieremo. Facci passare! State calmi! Polizia, nessuno si muova! Cosa?
No, no, alzati! No, cosa fa? Fare? Che state facendo? No, la scoprirai da solo. Perquisite! Perché arrestate chi crede in Dio? Ehi! Fermo! Fianca! Avete un mandato di perquisizione! Cosa? Chiedi un mandato di perquisizione? No! Non scherzare! Lo sai? La mia uniforme è già un mandato. E queste sono per arrestarti. Ginocchio, niente preghiere. Maledetti fedeli. Vi avevamo avvertito. Credere in Dio è vietato e anche le riunioni clandestine. Siete solo delle teste dure. Questa volta vi sbatterò tutti in galera. Via tutti. Sì, signore. In piedi. Uno alla volta. Guarda così. Silenzio! Entra. Ascoltate tutti quanti. Questo è un altro fedele. Un cristiano. Tenete tutti gli occhi su di lui. Non permettetegli di pregare e nemmeno di parlare della sua fede. Se dovesse accadere, riferitemelo. È chiaro? Sì, sì, signore! Guardalo a vista. Sarà fatto. Ci conti, signore. Tu dormirai lì. Su, forza! Adesso Diao si divertirà un po'. Avanti, togliti da qui! Non stare l'impalato! Come ti chiami? Quanti anni ti hanno dato? Ehi! Ehi, avanti, sei sordo! Il capo ti sta parlando! Questo è mezzo scemo. Chen Xiangwang, condannato a 4 anni. Capo, guarda qui. Strano, è solo uno che crede nel Signore. Chissà per quale motivo gli hanno dato 4 anni. In fondo, non se l'è cavata male. Poteva andare peggio. Zhao Zemin si è beccato 7 anni per il suo Dio onnipotente. Non è così, Zhao? Più veloce! Avanti, sbrigati! Tu, qui davanti, muoviti! Più veloce! Che cosa guardi? Sono io che adesso ti sorveglio. Sbrigati, più veloce! E questo lo chiami lavorare, muoviti! Thank you.
Avanti! Avanti! Accovacciatevi! Accovacciatevi! Bestia! Come ti permetti di parlare di religione qui? Sei stanco di vivere? Ora vedrai! Dategli una bella lezione! Arrivando. Sei giorni. Siamo qua. Vai pure. Vai. Mamma. Figlio. Yang Mei. Prendi il telefono. Siediti tranquillo. Sedetevi. Mamma. Dio Onnipotente dice: non perdete il coraggio, non siate deboli, mi rivelerò a voi. La strada verso il regno di Dio non è così agevole. Nulla è così semplice. Volete che le benedizioni arrivino presto? Non è così. Oggi tutti avranno prove amare da affrontare. Altrimenti il vostro cuore che sente amore per me non si rafforzerà e non proverete amore vero per me. Sebbene siano situazioni marginali, tutti devono provarle. Ognuno avrà la sua dose di sofferenza. Quelli che condividono la mia amarezza condivideranno di certo la mia dolcezza. Questa è la mia promessa e la mia benedizione per voi. Perciò, negli ultimi giorni, dovete rendere testimonianza a Dio. Per quanto sia grande la vostra sofferenza, dovrete andare avanti fino alla fine e fino al vostro ultimo respiro dovete rimanere fedeli a Dio e restare alla sua mercé. Solo questo è vero amore per lui. È una testimonianza forte e potente. Amen.
Le parole di Dio Onnipotente sono così forti e così meravigliose che, dopo averle lette, mi sento confortato. Mi riempiono di fede e di forza. Le parole di Dio Onnipotente sono verità assoluta. Ecco, tieni. Dio Onnipotente dice: per migliaia e migliaia di anni l'uomo ha desiderato essere testimone dell'arrivo del Salvatore e di vedere Gesù il Salvatore su una nuvola bianca. Nel momento in cui discenderà tra coloro che lo hanno bramato e lo hanno agognato per migliaia di anni. L'uomo ha voluto fortemente che il Salvatore tornasse e si riunisse con il popolo. Che Gesù il Salvatore ritornasse dalle persone dalle quali è stato separato per migliaia di anni. Dal momento della dipartita di Gesù, i discepoli che lo hanno seguito e tutti i santi che sono stati salvati grazie al suo nome hanno sentito tanto la sua mancanza e lo hanno aspettato. Tutti coloro che sono stati salvati dalla grazia di Gesù Cristo durante l'età della grazia hanno desiderato ardentemente l'arrivo di quel momento gioioso negli ultimi giorni, quando Gesù il Salvatore arriverà su una nuvola bianca e apparirà tra gli uomini. Ovviamente, questo è anche il desiderio collettivo di tutti quelli che accettano il nome di Gesù il Salvatore nel tempo presente. In tutto l'universo, coloro che sono a conoscenza della salvezza di Gesù il Salvatore hanno agognato disperatamente l'arrivo improvviso di Gesù Cristo, perché si compiano le parole pronunciate da Gesù quando era sulla terra: io arriverò nello stesso modo in cui sono andato via. Le parole di Dio Onnipotente hanno toccato il punto giusto dentro il mio cuore. In tutti gli anni di fede nel Signore ho sempre atteso il suo arrivo in questo modo. L'uomo crede che, dopo la crocifissione e la resurrezione, Gesù sia tornato nei cieli su di una nuvola bianca e abbia preso il suo posto alla destra dell'Altissimo. Allo stesso modo, è convinto che Gesù discenderà nuovamente su di una nuvola bianca. Questa nuvola si riferisce alla nuvola su cui era Gesù quando ritornò in cielo, tra coloro che hanno desiderato fortemente il suo ritorno per migliaia di anni, e pensa che egli porterà l'immagine e le vesti degli ebrei. Dopo essere apparso agli uomini, elargirà loro del cibo, farà in modo che l'acqua viva zampilli per loro e vivrà con loro, pieno di grazia e di amore. Vivo e reale, e così via. Ma Gesù il Salvatore non agì in questo modo. Fece l'esatto opposto di ciò che pensava l'uomo. Egli non arrivò tra coloro che bramavano il suo ritorno. E non apparve a tutti gli uomini su di una nuvola bianca. Egli è già arrivato,
ma l'uomo non lo conosce e continua a ignorare il suo arrivo. Lo sta solo aspettando senza scopo. Le parole di Dio Onnipotente hanno rivelato come io brami l'arrivo del Signore. Le sue parole sono l'assoluta verità, sono espressioni dello Spirito Santo. Dio Onnipotente potrebbe essere davvero il ritorno del Signore Gesù. Non può essere vero. Se il Signore fosse veramente tornato, lo avrebbe fatto circonfuso di gloria, scendendo su una nuvola. Inoltre, i cieli e la terra avrebbero tremato e il sole e la luna avrebbero smesso di risplendere. Fino a ora tutto questo non si è manifestato. Per cui come si fa a sostenere che il Signore sia già ritornato? Cosa significa questo esattamente? Tu! Porta qui una pala! Sbrigati! Avanti, la battevi! Va bene, ora mettiamo il palo. D'accordo. Fratello Zao. La questione che tu poni ha confuso tutti nel mondo religioso. Anch'io pensavo in quel modo. Poi qualcuno ha testimoniato l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. E solo allora ho scoperto che abbiamo commesso lo stesso errore, purtroppo. Quale errore? Stiamo aspettando che venga il Signore per la profezia della nuvola, ma sul suo ritorno ci sono altre profezie. Questo è un grave errore. In molte parti della Bibbia ci sono profezie sul ritorno e le conoscerai. Per fare un esempio, la profezia, ecco io vengo come un ladro, e sulla mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, uscitegli incontro. C'è anche Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Giusto. E il capitolo 17 di Luca. Perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuol dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. Nelle profezie lui torna come un ladro. E il figlio dell'uomo parla alle persone mentre bussa ad una porta e così via. Non significa che al suo ritorno, oltre a discendere su una nuvola, potrà scendere anche in modi segreti. Una discesa segreta? Se crediamo che il Signore verrà sulla terra solo scendendo su una nuvola, le altre profezie sulla sua venuta in segreto come si adempiranno? Pensaci su. Quando il Signore Gesù vorrà scendere su una nuvola, ci saranno grandi prodigi. Il sole e la luna non risplenderanno. Le stelle cadranno dal cielo. La terra tremerà. In questa occasione tremerà davvero. Tutti lo vedranno sicuramente e lo sapranno. E allora come si adempieranno le profezie in cui il Signore verrà come un ladro e starà fuori a bussare alla porta? Al momento della sua discesa, tutti lo vedranno. Tutti dovranno testimoniare. Ecco lo sposo, uscitegli incontro. Il Signore disse anche, ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. Come sarà adempiuta questa profezia? Nella Bibbia ci sono tante altre profezie. Ehi tu, vieni qui!
Su, prendi il palo. Più veloce, muoviti! Non battere la fiacca. Avanti! Continua così e ti metto in cella di isolamento. Altre profezie dicono che muoviti. Si concluderà una parte dell'opera negli ultimi giorni. Ad esempio, l'opera di giudizio comincerà dalla casa di Dio. Il libro sarà aperto, i sette sigilli rotti e ci sarà la mietitura e la vagliatura. Le persone verranno separate, come si separano le pecore dalle capre, il grano dalla zizzania, i servi buoni dai cattivi. Al momento della discesa del Signore su una nuvola sarebbe visibile a tutti. A tutta l'umanità apparirebbe sicuramente il corpo spirituale del Signore Gesù risorto. Tutti cadrebbero a terra, gli obbedirebbero. Spero di essermi spiegato. Chi potrebbe resistergli? Che hai da guardare tu? Al lavoro! Forza, forza! In che modo verrebbero divise le pecore dalle capre, i buoni dai cattivi? Come sarà compiuta l'opera di mietitura e di vagliatura? Non avevo mai pensato a tutto questo. Già. Sono molte le profezie sul ritorno del Signore negli ultimi giorni. Se decidiamo di lasciarne da parte alcune e ci limitiamo solo a una o forse al massimo due parti della Bibbia, come quella della discesa del Signore su una nuvola bianca, non è forse un po' arbitrario? Così perderemo l'occasione di accogliere il suo ritorno e lui ci rifiuterebbe. Ehi tu! Ehi tu! Porta qui quella legna! E sbrigati! La condivisione con fratello Zao è stata piena di luce. Forse ho considerato il ritorno del Signore in modo semplicistico. Nella Bibbia ci sono così tante profezie sul suo ritorno. In effetti non avevo mai riflettuto. Avevo pensato a un unico modo in cui lui sarebbe ritornato. È colpa mia, non ho cercato la verità nelle parole del Signore. Ascoltavo ciecamente i predicatori e mi appigliavo alle profezie sul Signore che discende su una nuvola. Sono proprio uno sciocco. Sì, bene. Avanti. Avanti. Ero proprio come te, convinto che il Signore potesse tornare soltanto così. La luce che condivido è perché ho accettato l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. La Bibbia profetizzò che sarebbe venuto come un ladro. E poi, e sulla mezzanotte, si levò un grido. Ecco lo sposo, uscitegli incontro. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. La manifestazione di Dio Onnipotente ha adempiuto queste profezie. Dall'esterno, egli sembra come noi, un essere umano qualunque. Egli parla a partire dalla sua normale umanità. Chi potrebbe immaginare che egli sia la manifestazione e l'opera di Dio? Sì. Chi ci avrebbe mai pensato? Questo adempie la profezia del ritorno del Signore come un ladro. Oh, lode al Signore. Che se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Questa profezia si riferisce alla manifestazione di Dio Onnipotente che si diffonde all'improvviso, proprio come un ladro. Nessuno ci aveva mai pensato. I predicatori testimoniano le sue parole a coloro che cercano la manifestazione di Dio e condividono le parole di Dio Onnipotente. Questo è il Signore che sta bussando alla porta. Lode a Dio. Certo, è così. Sì. Dal momento in cui si è manifestato, Dio Onnipotente ha subito continue e ripetute persecuzioni dal governo cinese. Ha sofferto gli attacchi, la condanna e il rifiuto del mondo religioso. Ci sono stati addirittura demoni che hanno attaccato, condannato e bestemmiato Dio Onnipotente con strumenti online. Ciò adempie completamente la profezia.
Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. Se come si immagina il Signore fosse arrivato su una nuvola, la zizzania, le capre, i servi cattivi e gli anticristi si sarebbero prostrati in adorazione di Dio Onnipotente. Come sarebbero stati smascherati? Persino i demoni del partito e tutti i non credenti avrebbero accettato Dio Onnipotente. Questo avrebbe scatenato il caos. Come avrebbe condotto Dio la sua opera sacra? Solo se si manifesta e opera come figlio dell'uomo, queste profezie pronunciate dal Signore, incluse quelle della sua opera, dopo il ritorno negli ultimi giorni potranno essere adempiute ed essere completate. Questa è la verità. Lode a Dio. Quindi le profezie sulla venuta sono già state adempiute. Ho sognato spesso che il Signore mi rapisse per portarmi nel regno. Non sapevo mi avesse abbandonato. Io sono un idiota. Allora, prima dell'adempirsi delle profezie, se le spieghi perdi tempo. Non riuscirei mai a capirle. Sì, senza l'accettazione dell'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. Senza questa accettazione negli ultimi giorni non avremmo compreso queste profezie. Dio è venuto e ha espresso tutte le verità per purificare e salvare l'uomo. Lo farà negli ultimi giorni. Le sue pecorelle ascoltano la sua voce e le vergini sagge di ogni sette denominazione ascoltano le parole che Dio Onnipotente ha espresso, sanno che è la verità, la voce di Dio, e si rivolgono a Dio Onnipotente. Questo è il rapimento. Queste persone sono state portate di fronte a Dio per poter subire il giudizio e il castigo. Prima vengono purificate, trasformate in vincitori da Dio e poi diventano primizie. Questo adempie la profezia dell'Apocalisse. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie, a Dio e all'agnello. E nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili. Amen. Dopo la sua venuta in segreto e la formazione di questo gruppo di vincitori, la grande opera di Dio sarà completata. In seguito, egli scenderà su una nuvola e apparirà a tutti i popoli del mondo. In questo modo avverranno gli eventi legati al suo ritorno dei quali tu parli. Ciò adempirà la profezia di Apocalisse 1:7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Amen. Questa sarà la scena del Signore che discende su una nuvola e tutti potranno vederlo. Anche quelli che resistettero e condannarono Dio saranno in grado di vederlo discendere su una nuvola. Ecco perché la frase «E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui». Ora tu capisci che Dio agisce gradualmente secondo un piano? Certo. Le profezie del suo ritorno sono state adempiute. La sola rimasta è quella della discesa pubblica su una nuvola, dopo il disastro. Ora capisci, vero? Ringraziamo Dio, capisco. Ringraziamo Dio. Ah, se non fosse per la sua guida. Dio Onnipotente dice: molte persone potrebbero non essere interessate a quello che dico. Ma voglio ancora dire ai cosiddetti santi, che sono persone che seguono Gesù. Nel momento in cui vedrete Gesù giungere su una nuvola bianca con i vostri stessi occhi,
assisterete all'apparizione pubblica del sole di giustizia. Forse per te quello sarà un momento di grande entusiasmo. Però dovresti sapere che quando vedrai Gesù discendere dai cieli su una nuvola, tu scenderai nel contempo all'inferno per ricevere la punizione. Allora terminerà il piano di gestione di Dio e Dio stesso ricompenserà tutti i buoni e punirà i cattivi. Il giudizio di Dio finirà prima che l'uomo veda i segni, quando ci sarà solo l'espressione della verità. Chi accetta la verità e non cerca segni, essendo così purificato, tornerà davanti a Dio ed entrerà nell'abbraccio del Creatore. Solo che insiste nel credere che il Gesù che non fa ritorno su di una nuvola è un falso Cristo, sarà soggetto a una punizione perpetua. Perché crede soltanto nel Gesù che mostra i segni. Non riconosce il Gesù che esprime giudizi e rivela la vera via della vita. Pertanto, secondo queste persone, Gesù tratterà con loro solo giungendo su di una nuvola bianca. Sono arroganti, ostinati e presuntuosi. Come potrebbero essere mai ricompensati da Gesù? Il ritorno di Gesù è una salvezza per coloro che sanno accettare la verità, ma è una condanna per coloro che non sono in grado di accoglierla. Dovreste scegliere il vostro cammino. Non bestemmiare lo Spirito Santo, né rifiutare la verità. Non siate persone ignoranti e arroganti. Obbedite alla guida dello Spirito Santo, desiderate e cercate la verità. Così potrete trarre dei benefici. Ho sempre creduto in Dio, seguendo la corrente del mondo religioso. Vivevo secondo le mie nozioni. Aspettavo il ritorno del Signore per essere rapito. Non avrei mai immaginato che il Signore fosse già tornato nella carne compiendo l'opera di giudizio. Non ho mai approfondito ciò. Aspettavo il suo ritorno, ma in realtà l'ho rifiutato e rinnegato. Sono davvero cieco e non conosco Dio. Grazie alla sua misericordia e alle sue disposizioni, grazie alle quali ho potuto udirlo, potrò essere anch'io rapito dal Signore. Ringrazio Dio veramente. Adesso accetto Dio Onnipotente e mi rivolgo a Lui. Quando uscirò di prigione, leggerò la parola appare nella carne espressa da Lui. Testimonierò Dio Onnipotente e aiuterò i miei fratelli ad accettare la sua opera negli ultimi giorni. Mi scusi, vogliamo due uova. Certo, arrivano. Vieni spesso. Grazie. Sì, ci mangio bene. Vorrei quattro panini. Sì, certo. Come li vuoi farcire? Vediamo cosa c'è. Alcuni della Chiesa di Dio Onnipotente verranno alla riunione, attenti. Diteci se avete problemi. D'accordo. Attenzione alle macchine. Ci sono alcuni di noi che stanno controllando questi incroci. Non vi dovete preoccupare. Ehi, il panino. Tieni. Bene, grazie. Non c'è di che.
Sì, io non vedo di vedere. È vero. Mi hanno detto che è un video bellissimo. Ringraziamo lei. Sì, ormai dovrebbe mancare poco. Sta iniziando. Guardate per cominciare. Silenzio. L'apparizione di Dio ha introdotto una nuova età. I 6.000 anni del piano di gestione di Dio stanno giungendo al termine e il cancello del regno è stato aperto a tutti coloro che cercano l'apparizione di Dio. Cari fratelli e sorelle, che cosa state aspettando? Che cos'è che cercate? Attendete l'apparizione di Dio? Siete alla ricerca delle orme di Dio? Quanto è desiderata l'apparizione di Dio e com'è difficile trovare le orme di Dio. In un'età come questa, in un mondo come questo, che cosa dobbiamo fare per assistere al giorno dell'apparizione di Dio? Che cosa dobbiamo fare per seguire le orme di Dio? Tutti coloro che attendono l'apparizione di Dio si pongono tali domande. Tutti le avete prese in considerazione in più di un'occasione, ma con quale esito? Dove apparirà Dio? Dove sono le orme di Dio? Avete trovato le risposte? La risposta di molti potrebbe essere questa. Dio appare in mezzo a coloro che lo seguono e le sue orme sono in mezzo a noi. È semplice. Chiunque può fornire una risposta stereotipata, ma voi capite che cosa sia l'apparizione di Dio e che cosa siano le orme di Dio? L'apparizione di Dio si riferisce alla sua personale venuta sulla terra per compiere il suo lavoro. Con la sua identità e indole e con il metodo intrinseco che gli è proprio, egli scende in mezzo agli uomini per svolgere il lavoro di dare inizio a un'età e di porre fine a un'età. Questo tipo di apparizione non è una forma cerimoniale. Non è un'insegna, un'immagine, un miracolo o una maestosa visione, né ancor meno si tratta di un tipo di funzione religiosa. Si tratta di un fatto reale ed effettivo che può essere toccato e contemplato. Questo tipo di apparizione non avviene per il gusto di seguire un processo o nell'interesse di un'impresa a breve termine, bensì per la realizzazione di uno stadio di lavoro nel suo piano di gestione. L'apparizione di Dio è sempre densa di significato ed è sempre connessa al suo piano di gestione. Questa apparizione è completamente diversa dall'apparizione della guida, conduzione e illuminazione dell'uomo da parte di Dio. Dio esegue uno stadio dell'eccezionale opera ogni volta che si rivela. Tale opera è diversa da quella di ogni altra età. È inimmaginabile per l'uomo e l'uomo non ne ha mai fatto esperienza. È l'opera che introduce una nuova età e conclude la vecchia età. E si tratta di una nuova e migliore forma di lavoro per la salvezza del genere umano. Inoltre, è l'opera di condurre l'umanità in una nuova età. Questo è il significato dell'apparizione di Dio. Dal momento che stiamo cercando le orme di Dio, dobbiamo cercare la volontà di Dio, le parole di Dio, le enunciazioni di Dio, poiché dove ci sono le nuove parole di Dio, c'è la voce di Dio, e dove ci sono le orme di Dio, ci sono le opere di Dio. Dove c'è l'espressione di Dio, c'è l'apparizione di Dio, e dove c'è l'apparizione di Dio, esiste la verità, la via e la vita. Mentre cercavate le orme di Dio, ignoravate le parole «Dio è la verità, la via e la vita». Così, quando molte persone ricevono la verità, non credono di aver trovato le orme di Dio, né ancor meno riconoscono l'apparizione di Dio.
che grave errore è questo. L'apparizione di Dio non può adattarsi alle concezioni dell'uomo, né tantomeno Dio può apparire su richiesta dell'uomo. Dio compie le proprie scelte e ha i propri piani durante lo svolgimento della sua opera. Inoltre, egli ha i propri obiettivi e i propri metodi. Non ha alcun bisogno di discutere l'esecuzione della sua opera con l'uomo, né di chiedere consigli all'uomo, tantomeno di rendere nota a tutti quanti la sua opera. Questa è l'indole di Dio e inoltre dovrebbe essere riconosciuta da tutti. Se desiderate assistere all'apparizione di Dio, se desiderate seguire le orme di Dio, allora dovreste per prima cosa trascendere le vostre stesse concezioni. Non dovete domandare a Dio che faccia questo o quello, e men che meno dovresti collocarlo all'interno dei tuoi confini e limitarlo in base alle tue idee. Dovreste invece chiedervi come fare per cercare le orme di Dio, come accettare l'apparizione di Dio e come sottoporvi alla nuova opera di Dio, ovvero ciò che dovrebbe essere fatto dall'uomo. Dal momento che l'uomo non è la verità e non è in possesso della verità, l'uomo dovrebbe cercare, accettare e obbedire. Amen. Amen. Queste sono parole bellissime. Avete sentito? Sono parole piene di luce. Mostrano il cammino per cercare la manifestazione di Dio e la sua opera. È la prima volta che ascoltiamo una cosa simile. Sì, esatto. Sì, anch'io. È fantastico. Sono piene di luce. È vero. Davvero. Si è ringraziato Dio onnipotente. Ringraziamo Dio. Vogliamo leggere altre parole di Dio onnipotente? Si è ringraziato Dio. Coraggio, andate a pagina 3. D'accordo. Dio onnipotente dice: colui che è l'incarnazione di Dio avrà la sua sostanza ed espressione. Dio si trasforma in carne e realizzerà la sua opera. E al momento di tale trasformazione esprimerà ciò che Lui è realmente. Porterà la verità all'uomo, gli darà la vita e la giusta via. La carne che non contiene l'essenza di Dio non rappresenta affatto la sua incarnazione. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Per esaminare se si tratta davvero dell'incarnazione di Dio, l'uomo deve valutare l'indole che egli esprime e le parole che lui pronuncia. In altri termini, il fatto che egli sia o non sia Dio in carne e che sia o non sia la vera via deve essere giudicato solo dalla sua essenza. E così, per stabilire se si tratta di Dio in carne, bisogna concentrarsi sulla sostanza, la sua opera, le sue parole, la sua indole e molto altro ancora. Non sull'apparenza esteriore. Sì, è vero. Sì, giusto. Il Dio incarnato pone fine all'età in cui erano mostrate all'umanità solo le spalle di Yahweh. E conclude anche l'età in cui l'uomo credeva in un Dio vago. In particolar modo l'opera svolta dall'ultimo Dio incarnato porta tutta l'umanità in un'età che è più realistica, più pratica e più piacevole. Amen. Non solo conclude l'età della legge e della dottrina, ma più importante, rivela all'umanità un Dio reale e normale, che è giusto e santissimo, che sblocca l'opera del piano di gestione e dimostra i misteri e la destinazione umana. Ha creato l'essere umano e realizza la sua opera di gestione, rimanendo nascosto all'essere umano per migliaia di anni. Porta l'età della vaghezza ad una fine completa, conclude l'epoca in cui l'umanità desiderava trovare il volto di Dio, pur non riuscendoci. Egli pone fine all'epoca in cui l'uomo serviva Satana. Conduce tutta l'umanità lungo l'intero percorso all'interno di una nuova era. Tutto questo è il risultato dell'opera di Dio incarnato, non dello Spirito di Dio. Amen. 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 È questa l'era che aspettavo. Dio, sorella, sì. Vorrei leggere un passo. Va bene.
Quando Gesù è venuto al mondo, ha portato l'età della grazia e ha concluso l'età della legge. Negli ultimi giorni, Dio si è nuovamente incarnato e con questa trasformazione ha concluso l'età della grazia e ha portato l'età del regno. E chi accetterà la seconda incarnazione di Dio sarà condotto verso l'età del regno e riuscirà ad accettare la guida di Dio. Benché Gesù compia molte cose tra gli uomini, ha solo completato la redenzione dell'umanità. Si è sacrificato per il peccato dell'uomo e non l'ha liberato dalla sua indole corrotta. Salvare completamente l'uomo dall'influenza di Satana non solo ha fatto sì che Gesù si caricasse dei peccati dell'uomo come sacrificio, ma ha richiesto che Dio compisse un'opera maggiore, liberando completamente l'uomo dalla sua indole satanica. Perciò, dopo che l'uomo è stato assolto dai peccati, Dio si è nuovamente incarnato per condurlo verso l'età nuova, iniziando l'opera di castigo e giudizio. Quest'opera ha introdotto l'uomo in un regno più elevato. Coloro che ubbidiranno al suo dominio godranno di una verità superiore e riceveranno più benedizioni. Vivranno realmente nella luce e guadagneranno la verità, la via e la vita. Amen. È davvero emozionante. Queste parole vengono dallo Spirito Santo. Sono parole meravigliose. Lode a Dio. Ora che avete ascoltato le sue parole, che ne pensate? È bellissimo. Ci ha lodato Dio Onnipotente. Ringraziamo Dio. Attendendo il suo ritorno, ricercheremo le sue orme. Il Signore Gesù disse: poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Amen. Nell'Apocalisse si annuncia: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Giusto. Cercando le orme di Dio, troveremo le parole dello Spirito Santo e ascolteremo la sua voce. Così accoglieremo la sua manifestazione. Sì. Le parole di Dio Onnipotente spiegano la sua opera. Rifletteteci. Se queste non venissero dallo Spirito Santo, potremmo comprenderle? Esatto. No, sì. 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 È giusto. Esatto. È molto importante. A parte Dio, chi potrebbe parlare così? Chi rivelerebbe i misteri della verità? Chi spiegherebbe così chiaramente la verità e il significato della sua manifestazione? Soltanto Dio. Chi potrebbe parlare? Solo lui. Esatto, sì. Soltanto Lui. Dio Onnipotente è il Figlio dell'uomo incarnato, si manifesta e opera. Egli ha espresso verità e svelato i misteri dell'opera. È vero. Se possiamo determinare che Dio Onnipotente parla per lo Spirito Santo, vi invito a pensarci un attimo. Come fa lo Spirito Santo a parlare tramite una persona? Non lo so. È vero, lo Spirito Santo. Per parlare, lo Spirito Santo non deve avere un corpo. C'ha ragione. Dovrebbe essere così, giusto? Sì. Dovrebbe essere così. Proprio come il Signore Gesù, che era lo Spirito Santo nella carne. Quando apparve e iniziò l'opera, lo Spirito Santo pronunciò delle parole. Non è una cosa da poco? Sì, sono davvero emozionato. Quando il Signore Gesù apparve, molti ascoltarono le sue parole, pensando che contenessero autorità, ma non lo riconobbero. Chi poté riconoscere che egli era il Signore, il Cristo, dovette prima scoprire che ogni cosa espressa dal Signore era la verità. Nessun uomo può raggiungerla. Già. Solo così riconobbero l'opera del Figlio dell'uomo. Ma le persone devono pregare Dio e cercare l'illuminazione dello Spirito Santo per avere dei risultati. Dobbiamo ringraziare Dio, sì. È giusto. Ringraziamo Dio. Le parole di Dio Onnipotente ci aiutano a riconoscere la sua opera. Leggiamo insieme. Amen. Dio Onnipotente dice: l'apparizione di Dio si riferisce alla sua venuta per compiere il suo lavoro con la sua identità e indole e con il metodo intrinseco che gli è proprio. Egli scende in mezzo agli uomini per dare inizio a una nuova età e terminarne un'altra. Amen. Ripensate a quando il Signore Gesù apparve e operò. Ricordate che lo fece diventando carne e mescolandosi in mezzo agli esseri umani? Sì. Non venne forse con l'identità di Dio stesso e la sua indole? È successo questo. Così. Ciò ci consente di capire un fatto. La manifestazione e l'opera di Dio sono concrete. Non è così semplice o soprannaturale come crediamo.
forza. È vero. Questo genere di manifestazione non è come quando parlò a Mosè nelle fiamme, o a Giobbe nel bel mezzo della tempesta, o come quando il Signore Gesù apparve nel suo corpo spirituale. Esattamente, la manifestazione di Dio avviene in terra sotto forma di uomo, parlando con l'identità di Dio, esprimendo verità, esprimendo la sua indole. È così, in questo modo redime e salva l'umanità. Inoltre inaugura una nuova era chiudendo quella vecchia. Sì. Da questa condivisione finalmente ho capito. Sì, anch'io. Quando il Signore Gesù apparve e operò, parlò e compì la sua opera con l'identità di Dio stesso. Espresse l'indole misericordiosa e fu inchiodato alla croce per l'uomo. Compì l'opera di redenzione dell'uomo. Inaugurò l'età della grazia e mise fine all'età della legge. Non è forse questa la manifestazione e l'opera di Dio incarnato in mezzo a noi? Sì. È incredibile. È così. Il Signore è tornato negli ultimi giorni. Egli è Dio onnipotente nella carne. Parla, emana verità ed esprime l'indole di Dio tramite la sua stessa identità. Egli sta compiendo l'opera di giudizio. Vuole purificarci, salvarci e perfezionarci. E portarci nel regno di Dio, mettendo fine alla vecchia età. Sì. Questa è l'opera di Dio negli ultimi giorni. Finalmente ho capito. Sì, l'intera opera di Dio è così reale e pratica. Non potevamo capirlo da soli. È stata brava. Ringraziamo Dio. Veramente brava. In passato non capivamo la sua manifestazione e non ne comprendevamo il significato. Noi definivamo il Signore attraverso nozioni, credendo che egli sarebbe tornato apparendo gloriosamente su una nuvola. Anche se la Chiesa di Dio Onnipotente affermava che il Signore Gesù era apparso esprimendo la verità, noi non abbiamo fatto studi e ricerche. Aspettavamo che ci rapisse per portarci nei cieli e incontrarlo. Siamo stati così ciechi. Non credevo che Dio Onnipotente operasse così a lungo ed esprimesse tante verità. È del tutto nuovo per noi. Sì. Ci saremmo persi il suo ritorno e il rapimento da parte sua. Le nostre nozioni sono una trappola. Ha ragione. Dice il vero. Eravamo abituati a guardare il cielo aspettando di vederlo e non abbiamo prestato la giusta attenzione alle parole dello Spirito Santo. È stato così sciocco. Sì. Ringraziamo Dio. Senza la lettura delle parole di Dio Onnipotente staremmo ancora nell'oscurità, proprio come i non vedenti. In quale altro posto potremmo ascoltarlo? Me lo chiedo. Ringraziamo Dio. Può saperlo? Per cercare la sua manifestazione dobbiamo ricercare la verità e la voce di Dio. Ha ragione. Sono d'accordo. Sì, questa è la strada. In questi giusta. Anni la Chiesa di Dio Onnipotente ha testimoniato l'opera negli ultimi giorni. Questo adempie la profezia del Signore. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui. E cenerò con lui. Ed egli me. Ecco. Amen. Ringraziamo Dio. Amen. Abbiamo sempre letto la Bibbia senza capirne l'essenza. Sì. È così. Sì. Ora abbiamo scoperto l'opera di Dio Onnipotente e ascoltato la sua voce e compreso queste profezie. Sì. Questa è la grazia di Dio per noi. Sì. La guida dello Spirito Santo e la sua benedizione. Sì. Siamo riconoscenti. Siamo Dio. Sì. Dite che le parole di Dio Onnipotente provengono da Lui, ma non ne sono sicura. Secondo me è la rivelazione dello Spirito Santo. Se Dio Onnipotente fosse davvero il Signore Gesù, allora saremmo già stati rapiti. Purtroppo ancora nessuno è stato rapito. Fratelli, le parole di Dio Onnipotente sono la verità e sono realmente pratiche e preziose. Ma davvero Dio Onnipotente è la manifestazione del Signore? Veramente non riesco a spiegarmelo. Cosa non riesci a spiegarti? Dio Onnipotente non credo possa esserlo. Se Dio Onnipotente fosse il Signore Gesù, allora prima saremmo stati rapiti. Crediamo nel Signore e per accoglierlo tra noi preghiamo notte e giorno. Ci dedichiamo e lavoriamo sodo per Lui. E abbiamo sofferto tanto.
Se Dio Onnipotente fosse la sua manifestazione, perché non avrebbe rapito prima noi e dopo i membri del Lampo da Levante? Non è giusto. Esatto. Se il Signore fosse tornato, ci avrebbe rapiti per primi. Ciò sarebbe corretto. Altrimenti, non possiamo accettare la via del Lampo da Levante. Esatto. Fratello Luo, sorella Ma, dite che il Signore avrebbe dovuto rapire voi per primi. Queste parole sono espressione di Dio. C'è una base biblica. Ogni setta ha molte persone credenti. Per chi dovrebbe rapire voi per primi? Rappresentate Pietro? Non credete possiate sembrare arroganti? Il libro dei Proverbi afferma: l'alterezza dello spirito precede la caduta. Il Signore disse: ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Amen. Non avevo mai capito queste parole, ma ora ho capito quanto siano pratiche e che sono state adempiute. I primi che ascoltano il Signore e accettano la sua opera sono le vergini sagge e verranno rapite. Giusto. Coloro che non ascoltano la voce del Signore, ma continuano a guardare le nuvole, sono le vergini stolte. Sì. Non importa da quanto credano, le vergini sagge lo accoglieranno e saranno rapite per prime. Esattamente. Le vergini stolte non ascoltano la sua voce. A prescindere da quanto credano in lui o da quanto abbiano sofferto, saranno scartate. È vero. Giusto. Giusto. Esatto. Le parole del Signore smascherano le persone. Il loro rapimento dipenderà dal saper udire la sua voce. Solo questo è ciò che conta. È giusto. Esatto. Sì. È vero. Sì. È vero. Se sentite che le parole di Dio Onnipotente sono la voce di Dio, ma lo rifiutate, e pensate addirittura che Dio sia ingiusto, non significa resistere al Signore. Ha ragione. È vero. È vero. Tutto ciò che Dio fa è corretto. Non serve convincerci. Il Signore è venuto a esprimere parole. I membri del Lampo da Levante cercano la verità e accettano la sua opera. Quindi sono rapiti per primi. Solo chi ascolta la sua voce può considerarsi saggio. Ciò adempie le seguenti parole del Signore: chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Amen. Le sue parole sono la verità e smascherano le persone. Esatto. Ora occorre rivelare chi sono le vergini sagge e chi quelle stolte. Si può essere innalzati solo in base all'atteggiamento mostrato verso la sua opera. Esatto. È proprio così. Sì, è così. Tofu fresco in salamoia! Tofu in offerta! Tofu in offerta! Scusi, signore. Può prestarmi la pompa? Sì, certo. Verrà poca gente alla riunione di oggi. Il Partito Comunista è ovunque. Non dobbiamo assolutamente distrarci. Ho capito. Perfetto, la ringrazio. Nessun problema. Oggi ho fatto la ronda e non ho riscontrato problemi. Sì. Signor Wu, aspetti! Problema. Sta succedendo qualcosa. Che succede? Ecco, sorvegliavo la casa di Wang Xia e ho scattato una foto a loro. Alcuni credo di conoscerli. Non li ho mai visti. Quest'uomo sembra quello che comanda. Sì, è vero. Sì, secondo me lo è. Sì. Sembrerebbe che abbia una riunione importante. Se riusciamo ad arrestarli, sicuramente ci promuoveranno. Che stiamo aspettando? Prendiamoli! D'accordo. Ringraziamo Dio. Condividere le parole di Dio aiuta a capire, a ragionare. Sì. Il dibattito mostra la verità. Già. Lode a Dio. Leggendo le parole di Dio Onnipotente, sappiamo che sono verità, la voce di Dio. Non è una questione semplice. È vero. Ciò prova quello che disse il Signore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Amen. Ringraziamo Dio. Chi ascolta la voce del Signore e accetta la sua manifestazione, rappresenta il tesoro che Egli è venuto a prendere. Sarà il primo ad essere rapito. Questa è la sua volontà. Ringraziamo Dio. Credere nel Signore senza riuscire ad ascoltare la sua voce o ad accogliere la sua manifestazione. Non importa da quanto crediamo, quanto lavoriamo e quanto soffriamo,
o da come spieghiamo la Bibbia. Non serve a nulla. Non ci rapirà e porterà nel regno dei cieli. Sì, infatti. È così. Sembra che ascoltare la sua voce sia essenziale. Certo che lo è. Pensiamo un attimo ai capi dei sacerdoti, agli scribi e ai farisei ebrei. Credevano da generazioni. E sicuramente molti lavorarono sodo per lui. Ma quando il Signore apparve ed operò, non solo non riconobbero la voce di Dio e non riconobbero la verità nelle parole del Signore, ma lo accusarono di blasfemia, bestemmiando anche loro, che cacciava i demoni grazie al loro stesso principe. Che problema pensate ci sia stato? Chi lo sa, io non so che cosa dire. Già. Esternamente erano pii e fedeli e lavoravano sodo per il Signore. Ma quando egli venne non riuscirono a riconoscerlo. Gli resistettero, lo condannarono e lo bestemmiarono. Come potrebbe Dio non maledire e punire queste persone? Già, sì, come potrebbe? È vero. Come è possibile? La sua manifestazione e opera servono a smascherare ognuno. Mostrano grano e zizzania, i buoni e i cattivi, le vergini sagge e quelle stolte. Ognuno va al suo posto. Tutti noi riceveremo quello che ci meritiamo. Sì. Le vergini sagge ascoltano la sua voce, lo accettano e obbediscono alla sua opera. Esatto. Anche se le vergini stolte lo ascolteranno, non lo capiranno e non lo accetteranno. Seguiranno i farisei, resistendo al Signore. È vero. Queste persone verranno eliminate. Capite tutti quello che sto dicendo? Sì, certo. Solo le vergini sagge sanno ascoltare Dio e solo loro lo accoglieranno. Alcuni non hanno ancora capito che la voce di Dio è nelle parole di Dio Onnipotente. Questo che problema è? Solamente se si è convinti che le parole di Dio Onnipotente non sono altro che la verità si può capire che è la voce di Dio. Il Signore Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce». Che cosa indica la sua voce? Di cosa si sta parlando? La sua voce non si riferisce al modo in cui risuona. Si riferisce alla verità che egli dichiara, alle parole di Dio. Oh! Ah, ora ho capito. Ah, certo. Sì. La grande differenza tra la voce di Dio e dell'uomo è la seguente. La voce di Dio è ciò che viene dalla sua bocca. È verità assoluta, piena di autorità e potere. Percepiamo questo mentre l'ascoltiamo. Mm. Possiamo cercare una spiegazione, ma questo è ciò che dobbiamo sentire. Davvero. Possiamo percepire la profondità che traspare dalle sue parole, ma l'uomo non può capire. Ascoltando le sue parole capiamo che esse sono la voce di Dio. È vero. Proviamo proprio questo. Ma ascoltando le parole delle persone, le capiamo all'istante. Le parole espresse da persone illuminate dallo Spirito Santo, seppur utili e benefiche, non suscitano alcuna sensazione di autorità e potere. È vero. Vale lo stesso per le parole degli apostoli. Sono espressioni umane. Esprimono la loro comprensione delle parole di Dio. In gran parte provengono dallo Spirito Santo, ma sono diverse da quelle del Signore Gesù. È un dato di fatto. È vero. Sì, grazie a questa condivisione capisco, saprò discernere la sua voce. Ringraziamo Dio. È vero. Leggiamo ancora altre parole di Dio Onnipotente. Ascoltate tutti. Vedete se le parole di Dio Onnipotente sono verità, se sono la voce, l'espressione di Dio, d'accordo? Sì, proviamo. Sì, ti sembra giusto? Proviamo. Ho dato la mia gloria a Israele e poi l'ho portata via da lì. E ancora dopo ho portato gli israeliti in Oriente e tutta l'umanità in Oriente. Li ho condotti alla luce, in modo che possano ricongiungersi e associarsi a essa e non dovere più cercarla. Lascerò che tutti coloro che sono in cerca vedano di nuovo la luce e la gloria che avevo in Israele. Lascerò che vedano che molto tempo fa sono disceso su una bianca nube in mezzo all'umanità. Lascerò che vedano le innumerevoli nubi bianche e i frutti in grappoli abbondanti. E inoltre, lascerò che vedano Yahweh, Dio di Israele. Lascerò che considerino il Maestro degli Ebrei
il Messia a lungo atteso, e la piena apparizione di me, che sono stato perseguitato dai re attraverso i secoli. Opererò sull'intero universo ed eseguirò un'opera grandiosa, rivelando tutta la mia gloria e tutte le mie imprese all'uomo negli ultimi giorni. Mostrerò il mio volto glorioso nella sua pienezza a coloro che mi hanno atteso per molti anni, a coloro che hanno desiderato che discendessi su una bianca nube, a Israele, che ha desiderato che mi mostrassi di nuovo a loro, e a tutta l'umanità che mi perseguita, in modo che tutti sappiano che molto tempo fa ho portato via la mia gloria in Oriente, così che non è più in Giudea, perché gli ultimi giorni sono già arrivati. Sto compiendo la mia opera nell'intero universo e in Oriente fragorosi tuoni risuonano senza posa, scuotendo tutte le denominazioni e le sette. È la mia voce che ha condotto tutti gli uomini nel presente. Farò sì che tutti gli uomini siano conquistati dalla mia voce, che cadano in questa corrente e si prostrino innanzi a me, poiché da molto tempo ho richiamato la mia gloria da tutta la terra e l'ho rilasciata di nuovo in Oriente. Chi non desidera vedere la mia gloria? Chi non attende con ansia il mio ritorno? Chi non ha sete della mia ricomparsa? Chi non si strugge per la mia bellezza? Chi non verrebbe alla luce? Chi non guarderebbe alla ricchezza di Canaan? Chi non desidera il ritorno del Redentore? Chi non adora il grande Onnipotente? Amen. La mia voce si diffonderà su tutta la terra. Desidero proferire più parole quando sarò di fronte al mio popolo eletto. Come i potenti tuoni che scuotono montagne e fiumi, proferisco le mie parole all'intero universo e al genere umano. Per questo le parole nella mia bocca sono diventate il tesoro dell'uomo e tutti gli uomini serbano care le mie parole. Il lampo balena dall'Oriente fino all'Occidente. Le mie parole sono tali che l'uomo detesta rinunciarvi e allo stesso tempo le trova insondabili, ma tanto più se ne rallegra. Come bimbi appena nati, tutti gli uomini sono felici e in festa, celebrando la mia venuta. Per mezzo della mia voce, condurrò tutti gli uomini dinanzi a me. Da allora in poi, entrerò formalmente nella razza degli uomini, così che essi verranno a venerarmi. Con la gloria che irradio e le parole nella mia bocca, farò sì che tutti gli uomini vengano dinanzi a me e vedano che il lampo balena dall'Oriente e che io sono disceso anche sul Monte degli Olivi dell'Oriente. Vedranno che io sono già da tempo sulla terra, non più come figlio dei giudei, ma lampo d'Oriente. Poiché da molto tempo sono risorto e mi sono allontanato dall'umanità, per poi riapparire nella gloria in mezzo agli uomini. Io sono colui che è stato venerato per secoli infiniti prima d'ora, e sono anche l'infante abbandonato dagli israeliti per secoli infiniti prima d'ora. Inoltre, sono Dio onnipotente e glorioso dell'epoca presente. Che tutti vengano dinanzi al mio trono e vedano il mio volto glorioso, ascoltino la mia voce e osservino le mie opere. Questa è la mia volontà nella sua interezza. È la fine e il punto culminante del mio piano, così come lo scopo della mia gestione. Che ogni nazione mi veneri, ogni lingua mi proclami, ogni uomo riponga la sua fede in me
ed ogni popolo sia soggetti a me. Amen. È meraviglioso. Le parole di Dio Onnipotente sono entusiasmanti. Sì, è vero. Lo sono. Sento proprio come se Dio ci stesse parlando dal terzo cielo. Le parole di Dio Onnipotente sono così autorevoli. Si tratta proprio della sua voce. Sì, sono d'accordo. Posso dirlo. Questo è lo Spirito Santo che parla alle chiese. È la voce di Dio. Amen. Le parole di Dio Onnipotente sono autorevoli, così potenti. Sono molto diverse dalle nostre espressioni. Si tratta della voce di Dio. È meraviglioso. Considero le parole di Dio la rivelazione dello Spirito Santo. Ero così cieca da non riconoscerlo. Sì. Ora capisco. Ringraziamo Dio. Sorella Tong, sorella Fang. Sì. Grazie alle parole di Dio Onnipotente siamo convinti di questo. Le sue espressioni sono verità e la voce stessa di Dio. Ringraziamo Dio. Amen. Ma c'è qualcosa che non mi è chiaro. Va avanti. Il Signore una volta affermò questo. Io vo a prepararvi un luogo. E quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Risorse e tornò in cielo a preparare un luogo per noi. Questo significa che il luogo preparato è lì. Sì. Se il Signore è tornato, l'ha fatto per portarci nel cielo. Prima di tutto facendoci innalzare e incontrare Dio. Sì. Testimoniate che il Signore Gesù è tornato. È diventato carne ed è qui per parlare con noi. Come ci innalzerà verso il regno dei cieli? Il regno dei cieli si trova in terra o nello stesso cielo? Hai sentito? Sì. Sì. Continua a parlare. Il paradiso. Fratello Chen, è urgente, c'è la polizia. Cosa? Non possiamo vederci qui. Disperdetevi. Alcuni escono dall'entrata e altri dal retro. D'accordo. Andiamo, va avanti. Più veloce. Fratello, pensaci tu. Sorella Tong, sorella Fang, forza. D'accordo. Xianguang, Mingui. Attraversato questo campo, arriveremo. Ah, questo sì che è nascosto. D'ora in poi faremo le riunioni al sicuro. Sì. Sì. Ringraziamo Dio. Se il regno dei cieli sia realmente in cielo o in terra, è un fatto che ancora non si comprende. Bisognerebbe fare un incontro. Sì, sì, esatto. Certo. Prima di tutto dobbiamo capire cosa è veramente il regno dei cieli. Sapete che cielo si riferisce a tutto ciò che è celeste, a Dio stesso. Proprio per questo il regno dei cieli gli appartiene ed è il regno nel quale lui ha potere, il regno di Cristo. Non direste lo stesso? Certo, certo. Cosa, sì. Quindi il regno di Dio dov'è? Si trova sulla terra o nel cielo? Prima diamo uno sguardo a ciò che dice il Padre nostro. Cosa... Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in terra, come fatta in cielo. Sì, nel cielo. Amen. Amen. Le parole del Signore Gesù non sono chiare. Preghiamo perché il regno di Dio venga giù sulla terra, perché possa realizzarsi sulla terra. Quindi il Signore Gesù non disse che sarebbe stato in cielo. Non voleva che sperassimo nel rapimento e pregassimo per esso. Riflettete un attimo, non è forse così? Sì, potrebbe essere così, sì. La speranza di essere rapiti e entrare nel regno di Dio non contraddice le parole del Signore e la sua volontà? Sì. Diamo uno sguardo alla profezia contenuta in Apocalisse 11:15. Ed il settimo angelo suonò. E si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Amen. Amen. E i versetti 21:2-4. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco,
il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Amen. Guardate con attenzione. Questi passi menzionano due cose. Il regno del mondo è venuto ad essere del Signore nostro e del suo Cristo. La nuova Gerusalemme scender giù dal cielo da presso a Dio. Il tabernacolo di Dio con gli uomini. Ciò si riferisce al regno di Cristo che viene realizzato sulla terra stessa. Ma certo. E chi siamo noi per negare il contrario? Stabilire il regno sulla terra è l'opera di giudizio di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. Prima che avvenga il disastro in terra, Dio creerà un gruppo di vincitori e i membri del gruppo saranno le colonne del regno. Sono quelli che governeranno insieme a Dio nel regno di Cristo. Fantastico, sì. Nel disastro, chi è stato perfezionato sarà membro del regno di Dio. Chi non ha accolto l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni verrà smascherato ed eliminato e non avrà parte nel regno di Cristo. Certo che è così, sì. Esatto. È davvero così. Le profezie dell'Apocalisse iniziano con i discorsi di Dio incarnato negli ultimi giorni, fino alla fine del disastro, quando il regno viene realizzato in terra. Trattano l'eternità dei nuovi cielo e terra. Quando le profezie saranno adempiute e terminate, il piano di gestione di Dio sarà compiuto. Ma io non so. A questo punto, credete che il regno di Cristo dell'Apocalisse si trovi sulla terra o nel cielo? Dove? Beh, sì. Si trova sulla terra. Ma... Corretto. Il regno di Cristo si trova sulla terra. Quindi, chi accetta l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni, purché purificato e perfezionato, avrà modo di entrare nel regno di Cristo. Sarà nel gruppo di vincitori prima del disastro. È attento alle parole di Dio, lo adora e gli è totalmente devoto. Certo. Quando ci colpirà il disastro, verrà protetto e salvaguardato da Dio stesso. Così. Ringraziamo Dio. Ringraziamo Dio. Chi invece vive di vaghezza e immaginazione, chi attende di essere rapito e incontrare il Signore, ignorando il giudizio e la purificazione negli ultimi giorni, dovrà affrontare il grande disastro universale. E molti saranno distrutti. Altri si rivolgeranno a Dio in mezzo al disastro. Queste sono le cose autentiche che Dio farà presto. L'opera di Dio è così saggio. Ora riuscite a capire se il regno di Cristo è davvero in cielo oppure si trova sulla terra? Comprendiamo. Ringraziamo Dio. Il regno di Dio è sulla terra. Tutte le profezie del libro sono chiare, eppure nessuno le ha capite. Eravamo accecati. Le profezie sono così profonde. Senza il loro adempimento e senza le condivisioni, come potevamo comprenderle? Nel Padre nostro si afferma: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Le sue parole sono cristalline. È vero, sì. Il regno di Dio è sulla terra e la sua volontà verrà compiuta qui. Esatto. Sì. Recitavamo il Padre nostro sempre, perché non lo abbiamo capito? La verità è che è colpa nostra, non eravamo attenti. Abbiamo solo ascoltato i pastori e gli anziani. Non abbiamo accettato con convinzione la Bibbia. Ci basavamo sulle nozioni. Guardavamo le nuvole in cielo, aspettando l'arrivo del Signore per accoglierci in cielo. Non abbiamo mai osato sognare che il regno di Dio potesse essere sulla terra. È vero. Pastori e anziani non hanno mai spiegato la verità. Si rivolgono alle nostre nozioni e immaginazioni. Per questo ci siamo ridicolizzati, per raggiungere il regno dei cieli. È vero. In questi anni siamo corsi sulle colline per pregare, pensando di essere vicini al cielo, per essere rapiti al momento dell'arrivo del Signore Gesù. Ripensandoci ora, sembra molto sciocco e ridicolo. Ma è così, è vero. È la pura verità. Ero solita guardare il cielo ogni volta che uscivo dalla porta. Io osservavo tutte le nuvole del cielo così bianche. Mi sembravano davvero speciali. E
E quando ne vedevo una, mi immaginavo, forse il Signore sarà su questa nuvola bianca mentre viene a prendermi. Come eravamo davvero sciocchi. Sì. Continuavo a sperare e sperare, attendere e attendere. Tutti quegli anni di attesa. E neppure è giunto da noi, né tantomeno lo abbiamo incontrato. Hai ragione, sì. Solo adesso comprendo che egli è già diventato carne ed è sulla terra. Ma speravamo di raggiungere il Signore su in cielo. Non eravamo del tutto fuori strada. Sì, davvero. Sì, davvero. Lo eravamo. Ascoltavo pastori e anziani predicare, ma in realtà non capivo tutta la verità e mi sono ridicolizzata. Forza, non sei solo tu. Le cose che ho fatto sono lo stesso ridicole. Va avanti. Non potete immaginare. Spesso digiunavo e pregavo per essere innalzata e poter incontrare il nostro Signore. E generalmente assumevo pochissimo cibo. Io pensavo che, mangiando di meno, sarei stata leggera. E così il Signore mi avrebbe rapito con molta più facilità. In realtà, in tutti questi anni di fede non ho indagato davvero. Pensavo, se uno crede in Lui, anche la famiglia si salva. E quindi, se mia moglie ci crede, quando Dio la porterà nel regno dei cieli, io dovrò solo aggrapparmi per essere preso insieme a lei. Sottovalutavamo come arrivare al regno dei cieli. Ringraziamo Dio. Dopo l'incontro di oggi, comprendiamo che il regno di Dio è sulla terra, non nel cielo. Sì. Sì. Ma ho un altro dubbio che non riesco a risolvere. Il Signore Gesù ci promise: io vo a prepararvi un luogo. E quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. In che modo noi dobbiamo intendere le sue parole? Dove è andato il Signore Gesù a prepararci il posto? Sì. Nelle sue parole si cela un mistero. Sorella Fang, sorella Tong, continuate la condivisione. Sì, sì, sì. Sì. Tu hai assolutamente ragione. Ci sono alcuni misteri nelle sue parole. Se li esaminiamo con le nostre nozioni, il Signore Gesù è tornato in cielo, quindi egli lo stava sicuramente preparando lì. Sì. Ma vederla così è davvero un gravissimo errore. Nell'opera di Dio non possiamo basarci sulle nostre immaginazioni, perché essa è insondabile per noi. Capiremo i suoi piani solo quando Dio li avrà terminati e quando ce li avrà mostrati. Non credete che sia proprio così? Sì, sì, sì. Lo è davvero. È giunto il momento. Ho capito accettando l'opera di Dio onnipotente negli ultimi giorni e osservando gli atti di essa che egli è riuscito a completare. Il Signore Gesù, che tornava per preparare a noi un luogo, significava nascere negli ultimi giorni, accettare la sua incarnazione negli ultimi giorni, subire il suo giudizio, essere purificati, perfezionati e infine giungere nel regno di Cristo. Amen. Amen. Siamo così fortunati. Pensateci bene. Dio è diventato carne e cammina tra di noi. Si è espresso per l'opera di giudizio negli ultimi giorni. Abbiamo ascoltato la sua voce e siamo stati elevati di fronte a lui. Non è forse questa la sua venuta? Sì, lo è. Ci nutriamo con le parole di Dio, sperimentiamo la sua opera e partecipiamo al suo banchetto. Non è incontrare il Signore? Non vuol dire incontrare di persona Dio. Quando l'opera di Dio sarà completata, quando saremo purificati e perfezionati, verremo portati nel regno di Dio. Cristo impera nel regno di Dio e noi adoreremo Dio come suo popolo nel suo regno. Amen. Ciò non adempie la profezia di Dio: dove sono io, siate anche voi. Amen. Sono parole di speranza. Gloria a Dio, le parole di Dio si sono compiute. Sì. Ringraziamo Dio. Con quello che ho detto, avete compreso le parole del Signore Gesù? Sì, sì. Accettare l'opera di Dio negli ultimi giorni significa essere elevati di fronte a Dio. Ed è meraviglioso. Lo è. Sì. Ringraziamo Dio. Più noi condivideremo, più ci illumineremo. Sì, sì. Perché la verità è realtà. Hai ragione. Amen. Stavo considerando che il Signore ha detto nel libro dell'Apocalisse che il regno sarà realizzato sulla terra. Quindi perché i membri del mondo religioso attendono che il Signore li porti nel cielo? Esatto.
Perché tutti sperano in questo? I pastori e gli anziani passano le giornate a studiare la Bibbia. Allora perché non sanno che il regno verrà realizzato sulla terra? Forse perché sono accecati dal desiderio di essere benedetti? Sì, vero. Non ci siamo concentrati sull'opera di Dio negli ultimi giorni. Ci siamo soltanto aggrappati alle nozioni, aspettando solamente che il Signore ci portasse nel regno dei cieli. Pensandoci meglio, era così vago, tutto così assurdo. Non era realistico. Sembrerebbe che le aspettative religiose non siano altro che immaginazione e non c'entrino nulla con le promesse del Signore. Sono in contrasto con la volontà di Dio e la verità di ciò che Egli sta per compiere. È proprio così. Le nostre immaginazioni possono distruggerci. Leggendo le parole di Dio Onnipotente, possiamo risolvere ogni dubbio. Sì. Solamente Dio Onnipotente può salvarci. È vero. Ringraziamo Dio Onnipotente. Ringraziamo Dio Onnipotente. Fratelli e sorelle, leggiamo le parole di Dio Onnipotente. Ascoltate come il regno di Cristo verrà realizzato sulla terra. Quale sarà l'incanto? Va bene? Oh, fantastico. Fantastico. Passate alla pagina 308. Dio Onnipotente dice: il regno si espande nel mezzo dell'umanità, si forma nel mezzo dell'umanità, si erge nel mezzo dell'umanità. Non c'è alcuna forza che possa distruggere il mio regno. Amen. Amen. Adesso io cammino in mezzo a tutta la mia gente. Io vivo in mezzo a tutta la mia gente. Oggi chi prova amore per me riceve benedizione. Beati quelli che si sottomettono a me, perché avranno un posto nel mio regno. Beati tutti coloro che mi conoscono, perché eserciteranno il potere nel mio regno. Amen. Amen. Beati tutti coloro che mi cercano, perché certamente si sottrarranno ai legami con Satana e si rallegreranno della mia benedizione. Beati quelli che abbandonano se stessi, perché avranno il mio possedimento e l'abbondanza del mio regno. Amen. Ricorderò chi si affanna per il mio bene. Chi agisce per me lo abbraccerò con gioia. A coloro che mi faranno delle offerte darò molte soddisfazioni. Chi è appagato dalle mie parole verrà benedetto. Sarà il pilastro che sostiene il mio regno. Avrà ricchezze incomparabili nella mia casa. E nessuno sarà uguale a lui. Siano rese grazie a Dio. Avete mai accettato le benedizioni che vi sono state date? Avete mai ricercato le promesse che vi sono state fatte? Sotto la guida della mia luce spezzerete la stretta mortale delle forze dell'oscurità. Nel mezzo delle tenebre non perderete la luce che vi guida. Dominerete sicuramente il creato. Amen. Sarete senz'altro vittoriosi di fronte a Satana. Amen. Durante la caduta del regno del grande dragone rosso, vi eleverete tra innumerevoli moltitudini per testimoniare la mia vittoria. Amen. Sarete di sicuro risoluti nella terra di Sinim. Per le sofferenze che subite, erediterete i doni che giungono tramite me. Amen. E sicuramente irradierete l'intero universo con la mia gloria. Amen. Le parole di Dio sono autorevoli. Sì, meraviglia. Ci ha fatto incredibile promesse. Sì, la nostra immaginazione. Sorella, mi piacerebbe leggere. D'accordo. A seguito del compimento delle mie parole, il regno è formato sulla terra e l'uomo è restituito alla normalità, e pertanto sulla terra è stabilito il regno del mio cuore. E in questo regno tutto il popolo di Dio riacquista la vita dell'uomo normale. L'inverno gelido è scomparso del tutto, sostituito da un mondo di città dove la primavera dura tutto l'anno. Qui gli abitanti non affrontano più il mondo dell'uomo, scuro e miserabile, né il suo brivido freddo. Le persone non combattono le une con le altre, le nazioni non vanno in guerra. Non esiste più la carneficina e il sangue che da essa fluisce. Tutti i territori sono pieni di felicità e dappertutto pullula il calore tra gli uomini. Amen. Io mi muovo in ogni parte del mondo, mentre gioisco dall'alto del mio trono. Vivo circondato dal cielo stellato.
Gli angeli mi offrono nuovi canti e nuovi balli. La loro fragilità non provoca lacrime che colano dal volto. Io non odo più, al mio cospetto, il suono degli angeli che piangono, e nessuno si lamenta con me delle avversità. Amen. Oggi tutti voi vivete dinanzi a me. Domani vi troverete a vivere nel mio regno. Amen. Non è questa la benedizione più grande che io conceda all'uomo? Amen. La vita nel regno sarà davvero meravigliosa. Dio ha elargito agli uomini grandi doni. È vero. Sorella Fang, io vorrei leggere. Certamente. Una volta completata l'opera di conquista, tutti gli uomini verranno condotti in un mondo davvero meraviglioso. Questa vita di certo esisterà ancora sulla terra, ma sarà completamente diversa da quella odierna. È la vita che attende l'uomo quando l'intero genere umano verrà conquistato. Sarà considerato come un nuovo inizio per l'umanità proprio sulla terra stessa. Amen. Amen. E questa, per il genere umano, sarà dunque la prova che l'uomo è diventato parte di un regno nuovo e meraviglioso. Amen. Amen. Sarà l'inizio della vita dell'uomo e di Dio sulla terra. Il presupposto per un'esistenza così bella deve essere che una volta purificato e conquistato, l'uomo si sottometta dinanzi alla magnificenza del Creatore. E dunque, l'opera di conquista giunge all'ultima fase dell'opera di Dio che precede l'approdo dell'uomo al suo destino. Amen. Fantastico. Siano rese grazie a Dio. Questa sarà la vita futura dell'essere umano su quella che è la terra. La vita più bella che ci possa essere. L'esistenza a cui l'uomo aspira. Quella che finora non è mai stata raggiunta in secoli e secoli. È l'esito finale dell'opera di gestione di 6.000 anni. Quello a cui l'uomo più ambisce, ovvero la promessa di Dio. Ma tale promessa non può realizzarsi subito. L'uomo accederà al destino futuro solo una volta completata l'opera degli ultimi giorni e una volta che egli sarà pienamente conquistato, ovvero quando Satana sarà sconfitto per sempre. L'uomo sarà affinato e privato della sua natura peccaminosa, poiché Dio avrà sconfitto il maligno. Il che significa che non vi sarà alcuna invasione delle forze ostili e che nessuna forza ostile potrà più aggredire la carne dell'uomo. Dunque l'uomo sarà libero. Amen. Sarà libero e puro. E così sarà entrato nell'eternità. Amen. Amen. Meraviglioso. La parola di Dio Onnipotente è grande. Posso leggere anch'io? Va bene. Ecco qui. D'accordo. Quando l'umanità ritornerà alle originarie sembianze, quando adempierà i propri doveri, manterrà il suo posto per obbedire alle disposizioni di Dio, Dio avrà ottenuto un gruppo di persone sulla terra che lo adorano ed avrà stabilito un regno sulla terra che gli renda lode. Amen. Amen. Egli avrà una vittoria eterna in terra. E coloro che gli si oppongono periranno per sempre. Amen. Ciò ripristinerà l'originaria intenzione nella creazione umana e l'originaria intenzione nella creazione di tutte le cose e ripristinerà la sua autorità sulla terra. Sarà presente in tutte le cose e si insinuerà fra i suoi nemici. Questi sono i simboli della sua totale vittoria. Amen. Amen. Da quel momento l'umanità entrerà in uno stato di riposo e in una vita che segue il giusto cammino. Anche Dio entrerà nell'eterno riposo insieme agli uomini ed entrerà nella vita eterna condivisa da Dio e dall'uomo. Amen. L'ordura e disobbedienza scompariranno dalla terra, così come scompariranno i lamenti. Quello che si oppone a Dio non esisterà mai più sulla terra. Resterà solo Dio insieme a coloro che Egli ha salvato. Solamente la sua creazione rimarrà. Amen. L'Apocalisse afferma: e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Esatto. Amen.
Quando il regno sarà realizzato, tutte queste profezie non verranno forse compiute? Certo, la destinazione finale che Dio ha scelto è meravigliosa. Ringraziamo Dio. Ringraziamo Dio. Leggiamo un altro brano. Sì. Dio Onnipotente dice: mi muovo al di sopra di tutti gli uomini e osservo ogni dove. Nessuna cosa appare mai vecchia e nessuno è come era prima. Io sto riposando sul mio trono, coricandomi sull'intero universo, e sono soddisfatto, poiché ogni cosa ha ritrovato la propria sacralità e io posso tornare a dimorare pacificamente a Sion. E i popoli sulla terra possono condurre una vita felice e serena sotto la mia guida. Tutti i popoli governano ogni aspetto nella mia mano. Tutti i popoli hanno riconquistato l'aspetto originario e l'intelligenza. Amen. Non sono più avvolti dalla polvere, ma nel mio regno sono del tutto puri come giada. E il volto di ciascuno somiglia a quello del sacro nel cuore dell'uomo, poiché il mio regno si è stabilito fra gli uomini. Amen. Amen. Vorrei leggere io. In tutto il mondo esistono soltanto Dio e l'uomo. Non ci sono polvere, né sporcizia alcuna. E qualsiasi cosa viene rinnovata. Come un agnellino disteso su un incantevole prato verde sotto il cielo azzurro, a gioire di tutta la grazia di Dio. Ed è proprio per via dell'arrivo di questo stupendo verde che risplende l'alito di vita, poiché Dio viene nel mondo per vivere accanto all'uomo per tutta l'eternità. Amen. Come è stato detto da lui, io posso tornare a dimorare pacificamente a Sion. Questo è il simbolo della sconfitta di Satana. È il giorno del riposo di Dio. E questo giorno verrà magnificato e proclamato. E commemorato da tutti. Nel momento in cui Dio riposa sul trono. E anche il momento in cui conclude l'opera in terra. Ed è proprio il momento in cui tutti i suoi misteri vengono rivelati all'uomo. Dio e uomo vivranno per sempre in armonia, mai separati. Ecco le scene meravigliose del regno. Amen. Ringraziamo. Ecco come il regno verrà realizzato sulla terra. L'opera di Dio è così pratica. È così. Il giudizio e il castigo di Dio purificano il suo popolo. Giusto. E compiono la realizzazione del regno sulla terra. Il giudizio degli ultimi giorni è notevole. Amen. Sì, possiamo esaminare l'opera di Dio Onnipotente, ascoltare la sua voce, testimoniare il suo arrivo ed essere innalzati di fronte a lui. Se avessimo ascoltato gli anziani trascurando del tutto la sua opera, avremmo perso quest'occasione. Giusto. Questa è la verità. Chi immaginava che per essere condotti nel regno dei cieli avremmo dovuto accettare il suo giudizio? Amen. L'accettazione di Dio Onnipotente è una tale benedizione. Questo è il giorno che abbiamo atteso. Le nostre preghiere sono state esaudite. Duemila anni fa, il Signore Gesù disse: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ora il Signore Gesù è tornato e noi possiamo essere elevati verso il suo trono e accettare il suo giudizio e il suo castigo. Possiamo essere tra i vincitori prima del disastro e giungere nel regno. Questa è la vera grazia di Dio per tutti noi. Lode a Dio Onnipotente. Chi è? Salve, il signor Zhao. Sto cercando Chen. Xiang Guan, c'è qualcuno per te.